Io ho insegnato per 2 anni nella scuola media dello Zen 2. Il primo impatto è stato molto duro, molto difficile, perché intanto non riuscivo a capire quasi niente della lingua, per cui quello che la gente diceva io avevo grosse difficoltà a capirlo. Questa architettura che stiamo percorrendo, sono abituato a vederla su carta, sui libri. Ritrovarmi qui ho un senso dell'incompiuto di fatto. Amo e adoro la mia zona perché qui mia moglie finalmente è qui, mi sono sposato qua, i miei figli sono nati e cresciuti qui, sono sposato qui, questa è la mia vita ormai. Sto benissimo qua. Io quando vedo una persona dello zaino, del barello, della biceria, sono uguale a lui, sono sullo stesso livello e voglio sentire col mio cuore quali sono le sue pulsazioni e quali sono le sue necessità. Io non riesco a identificarlo come un quartiere della mia città. Mi sembrava di essere in un luogo estraneo. C'è quasi la sensazione di essere in un mondo quasi protetto da quello che c'è all'esterno, da questi padiglioni, da queste isole. Non c'è redenzione se non quella di andare lì in missione, che sia per lo spirito, che sia per la salute, che sia per l'economia o per il futuro dei giovani, sono luoghi di fondazione. Laboratorio giochi, questo centro sociale li ho visti nascere con Bice, abbiamo sognato di poterlo realizzare e poi quando siamo riusciti è stata veramente una grande conquista. Abbiamo lasciati liberi loro di gestire questo gruppo rap e la loro rabbia, perché questi ragazzi hanno tanta rabbia dentro, così c'è modo di esprimerla e incanalarla bene. Questa è la poesia, questa è la poesia, questa è la poesia. Ma questo è l'insediamento del nuovo centro commerciale del gruppo che costruirà il gruppo Zamparini. È un progetto di grande riqualificazione di un'intera area. Siamo ai margini del quartiere Zen, una iniziativa che darà grandi opportunità di lavoro, grande movimento. Mio figlio non esce dentro, non lavora, mamma sto scendo pazza a stare a casa, sempre che non lavora. Non lavora. Il lavoro, vogliamo il lavoro per le ragazze. Un quartiere dove esiste molta umanità nascosta, che non è quella che viene fuori dai giornali, dove viene fuori solo la delinquenza, ma io per mia esperienza, la mia età, so che dove ci sono molti bisogni c'è anche molta solidarietà e molta umanità. Dio ripaga in questo. Credo molto a Dio, però non ho tempo 5-6 volte di mandare preghiere in chiesa o in moschee o fare il Ramadan o non mangio chiese perché non entra più in tasca, deve lavorare per campare la famiglia. E se anche tutti gli abitanti dello Zen guadagnassero 10.000 euro al mese, non cambia niente, perché non è quella la questione, ma non è proprio quella la questione. Sette cannuole, brancaccio, cep, ballarò, macione, poi con nuovo Zen, calata fine, mezzo morriale, cubo, retore, Tommaso Natale.
sette cannuole, brancaccio, step, ballarò, macione, poi con nuovo zen. Calata femmina, mezzo mondiale, Cuba, retore, Tommaso Natale.